Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Venerdì 13 agosto 2021, San Ippolito. Dallo studio 3, Lillo Zaccaria per le news. Un banale incidente ha provocato la morte dell'insegnante ostunese Rosa Ciraci, aveva 57 anni. È stata schiacciata dal cancello sganciatosi dai binari della sua casa incontrata a Bellocchio a Monopoli. La donna da alcuni anni si era trasferita in quella città ove era molto conosciuta e apprezzata. Giungano ai suoi familiari sentite condoglianze dalla nostra redazione. I contagi da Covid-19 sono in aumento. Secondo il report aggiornato all'8 di agosto vi è un'impennata di casi. Nella nostra città da 8 casi se ne registrano 23. L'età mediana è di 32 anni. Si invita tutti alla prudenza. L'associazione Le Radici del Sud, con il patrocinio del Comune di Ustuni, si è esibita ieri sera presso l'Arena Bianca del Foro Bario con Pizzica in Tour, Festival di Pizzica e Taranta. Il servizio. Buonasera a tutti, noi siamo Le Radici del Sud, io sono il presidente Piero Albanese e oggi per la sesta edizione portiamo avanti il nostro concerto di Pizzica, il Pizzica in Tour. Purtroppo ci siamo dovuti fermare un anno, purtroppo sappiamo quello che è successo, la pandemia ci ha fermati e oggi siamo contenti di ripartire, di ricominciare dal nostro paese e speriamo che sia frutto positivo per il futuro e affinché possiamo ricominciare meglio di prima. Siamo contenti di ricominciare anche quest'anno col Pizzica in Tour. Siamo stati fermi un anno, appunto, come diceva il presidente, ma stasera sicuramente ci divertiremo, faremo divertire, emozionare. Siamo carichi e spero che la serata, appunto, sia divertente. Guarda chi si vede. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio, anche egli ad Ostuni per una veloce escursione vacanziera, ha preferito fare una sosta a cena presso il relais Sant'Eligio per poi raggiungere Porto Cesario. L'esponente del Movimento 5 Stelle ha scelto la nostra regione per un breve periodo di relax. Questa sera alle 22 al Giugrà, incontrata a Pascarosa, Cugini di Campagna Reunion. Quelli originali, la storica band è composta dai fratelli gemelli Ivano e Silvano Michetti, Nick Luciano, voce solista, e Tiziano Leonardo. Un appuntamento da non perdere per caricarsi di ricordi con Anima Mia, Un'altra donna, Preghiera e tanti altri pezzi famosi. I biglietti su vivaticket.com oppure 327-014-7286. Risate a non finire con Leonardo Manera, che porta in scena al Teatro Madre Vivere questa sera alle 21.15 presso il Parco Archeologico di Santa Maria Dagnano. Una serata di sketch, cabaret a cielo aperto e risate. Presentato al Parco di Santa Maria Dagnano il libro Il paese che vogliamo del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Presente anche il sindaco di Bari, Antonio De Caro. Li abbiamo intervistati. Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, il paese che vogliamo, idee e proposte per l'Italia del futuro. Nel risvolto di copertina c'è scritto: qui c'è tutto ciò che conta, ciò che siamo e ciò che vorremmo essere. Vale per l'Emilia-Romagna, vale per l'Italia. Riprendo gli appunti sparsi, quelli di ogni giorno. Quali sono tra questi appunti quelli più significativi, quelli che vuole lanciare questa sera con questo libro? Guardi, quando mi dicono che l'Emilia Romagna non è l'Italia e viceversa, rispondo sempre che lo so da solo, però so anche che se l'Italia assomigliasse un po' di più all'Emilia Romagna, sarebbe a mio parere un paese migliore. Sto parlando della qualità della sanità pubblica, degli investimenti, della capacità di esportare come nessun altro, degli asili nido che hanno il numero più alto in Italia. Però bisogna sempre essere molto piantati coi piedi per terra e molto umili. L'Italia è un grande paese che merita di correre più di quello che ha saputo fare o potuto fare in questi anni. C'è una grande occasione che è il PNRR. Se sconfiggeremo la pandemia sanitaria come dobbiamo fare, io credo che se spenderemo bene quei soldi che arriveranno, come mai avremmo immaginato di avere, questo grazie all'Europa, potremmo avere una chance per, da un lato,
ripartire come paese, ma dall'altro, se penso anche al meridione, al mezzogiorno d'Italia, forse anche recuperare qualche atavico ritardo che negli anni passati, nei decenni passati c'è stato. Quindi una grande occasione, secondo me. Bisogna avere la testa alta e il coraggio per indicare una strada, non per i prossimi giorni, ma per le future generazioni. Lei è stato per molti anni presidente della Conferenza Stato-Regioni. E la pandemia ha dimostrato anche una serie di difficoltà di gestione, perché è come se ci fossero stati 21 modelli diversi di sanità. Cosa ha mostrato invece di positivo l'impegno diretto quotidiano 24 ore su 24 delle regioni e dei loro presidenti? Guardi, io ho fatto per quasi 6 anni il presidente della conferenza, oggi nella quale vicepresidente, prima c'era Toti, c'è il mio amico Michele Emiliano. Ho sempre detto ai miei colleghi, guardate che io non farò mai una difesa d'ufficio solo perché siamo una categoria che lavora insieme. Ognuno di noi deve poi rispondere ogni giorno di quello che fa e non può, se sbaglia, essere equiparato agli altri. Però bisogna anche dirci una cosa: senza le regioni non si sarebbe potuto affrontare una sfida come questa, anche perché le vaccinazioni, ad esempio, lo Stato manda, e oggi le cose vanno molto meglio di prima, le dosi alle regioni, ma poi sono le regioni che con le loro organizzazioni sanitarie somministrano le dosi ai cittadini. In realtà, al di là di screzi che si sono visti oppure raccontati oppure letti, lei pensi che oltre il 95% delle ordinanze che le regioni facevano erano conformi ai cosiddetti decine di DPCM dei vari governi, perché poi abbiamo avuto il governo Conte, poi quello Conte 2, poi Draghi oggi. Quindi vuol dire che alla fine, al di là delle chiacchiere, i fatti dicono che c'è stato un grande lavoro comune, come era giusto che fosse. Poi ogni regione, certo, sono regioni molto diverse tra loro, per dimensioni, per storia, per caratteristiche socio-economiche. Però a me pare che si sia dimostrata una grande vitalità e capacità. Io dico sempre, guidando le istituzioni, bisogna ricordarsi di farlo anche a nome di chi non ti ha mai votato. Questa è una lezione che non sempre viene garantita in questo paese, dividendoci troppo in un teatrino in cui si litiga dalla mattina alla sera, che nel ruolo istituzionale a me non solo non piace, ma come nel libro scrivo, io non parlo male di nessuno. Vorrei una classe di gente che viene votata per quanto è capace lei di spiegarsi, piuttosto che per quanto sono scarsi gli altri che hai di fronte. Grazie, in bocca al lupo. Sindaco di Bari e presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, Antonio De Caro, lei ha pianto per la sua città, e queste immagini hanno fatto il giro non solo d'Italia ma dell'Europa e del mondo intero. Cosa si sente di dire in questa seconda estate di pandemia, in cui stiamo affrontando con le armi dei vaccini e con le armi della prevenzione questa drammatica situazione? Per fortuna la campagna vaccinale va molto avanti. Nella mia città l'82% dei baresi ha fatto la prima dose, una percentuale molto importante ha già fatto la seconda dose, anche per i ragazzi sopra i 12 anni le percentuali sono importanti. La campagna vaccinale ormai è quasi completata, spero per il mese prossimo che a Bari, ma in tutta la Puglia, i vaccini ci aiuteranno a contrastare definitivamente il virus, che non è andato via, abbiamo soltanto trovato l'arma per poterlo contrastare. Bisogna fare ancora attenzione, mantenere le distanze, utilizzare, come stiamo facendo stasera, la mascherina quando siamo in luoghi assembrati, anche se siamo all'aperto, cercare di difenderci per fare in modo che non si chiudano più le attività economiche e non ci siano più persone in ospedale, soprattutto in terapia intensiva. Un grande sole si poserà sui giardini della Grata dal 16 agosto al 31 ottobre. Una geometria circolare di 60 rotoballe di paglia pronti a farsi ammirare, grazie ad una installazione ideata per Ostuni dall'artista Bernardo Palazzo in collaborazione con Luzart e il comune di Ostuni. Uno spazio a misura di tutti, ospitato negli orti periurbani insieme alla Fondazione Seminare il Futuro. Si tratta di un progetto sincretico di integrazione sperimentale tra arte, territorio e agricoltura sostenibile. Questa sera alle 20:30 presso il Centro di Cultura Donato Cirignola
nell'ambito della rassegna Zeitun, la cultura in vetrina, presentazione del libro Gli Impertinenti, il viaggio di Sandro e Carla Pertini per l'Italia di oggi, di Enrico Cuccodoro. Dialoga con l'autore il professor Lorenzo Cirasino. In mostra fino al 3 settembre nella sala dell'Arciconfraternita del Purgatorio, Dante ed altre visioni dell'artista di fama mondiale Corrado Veneziano. L'intervista di Nando Sallustio all'artista e al sindaco. Bellissimo questa mostra dedicata a Dante, non a caso nell'auditorium della Confraternita del Purgatorio, con le opere di Corrado Veneziano, l'unico artista vivente che è stato scelto dal Ministero della Cultura per i 700 anni dalla morte di Dante. Una bellissima serie di quadri che evocano altrettante cantiche della Divina Commedia. Per esempio, questo è il libro Galeotto che viene toccato dalla mano di Paolo e di Francesca. Una storia che, anche se è simbolo dell'amore, è una storia di sesso, una storia da cronaca vera, che però viene sublimata attraverso queste due mani che si toccano con il libro Galeotto, così come quello è il quadro della terzina iniziale della Divina Commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Abbiamo appena ascoltato, era la via che era smarrita o era Dante che si era smarrito nella via? Non è una questione da poco, perché da lì deriva tutta la storia della Divina Commedia, quindi tutta la nostra letteratura e tutta la nostra cultura. Come ha interpretato attraverso vari linguaggi la Divina Commedia? Credo veramente che la Divina Commedia abbia creato il nostro immaginario lessicale, il nostro immaginario visivo, il nostro immaginario etico, spirituale, e quindi ci sono più piani di lettura, cioè noi veramente siamo tutti quanti debitori nei confronti di questa figura straordinaria che ha patito tutte quante le ingiustizie del essere esonerato dalle sue responsabilità a Firenze, essere stato mandato via, aver costruito pian piano tutta una serie di libri che sono libri in latino, in volgare, in un volgare che però è sempre colto, un volgare che diventa cemento della lingua italiana. Quindi più piani di lettura, più insegnamenti da dare. Dante ieri è italiano sia perché parla al popolo, al popolino, al popolaccio, sia perché parla con le sfere più alte, però è anche europeo, perché poi parla ai mercanti, parla in un linguaggio che deve essere compreso anche al di là delle Alpi. Quindi dobbiamo studiarlo, dobbiamo amarlo. Qui ci sono 15 opere qui a Ostuni, in questo gioiello che è l'Arciconfratella, la Confraternita del Purgatorio. È veramente un gioiello tenuto benissimo e io sono estremamente lusingato di aver portato una parte delle opere. Le opere sono state selezionate da una amica dell'associazione di Ostuni, che è Raffaella Salato. Io penso che alla domanda del giornalista, io penso che realmente la risposta sia che o ci mettiamo insieme o rendiamo collettiva, cumulativa, solidaristica, reciproca la storia che stiamo compiendo, altrimenti è veramente difficile trovare una guida, una prospettiva differente a questo smarrimento che, ahimè, c'era 700 anni fa, c'era 500 anni fa e che abbiamo ancora adesso. In questo momento, che è veramente un po' difficile, credo che ancora di più Dante Alighieri sia necessaria nella sua forza, nella sua progettualità. La mostra resterà aperta fino al 3 settembre, sì. È stata organizzata in collaborazione con l'Associazione Amici di Ostuni, presieduta da Carla Mazzucca, abbiamo detto che è stata selezionata da Raffaella Salato. Uno di questi quadri sarà oggetto di apposita emissione filatelica dallo Stato italiano il 14 di settembre, quindi soltanto allora potremo svelare quale. Abbiamo visto anche alcuni versi di Pound, l'enorme tragedia del sogno, e di Eliot, no? Aprile più crudele dei mesi. Com'è questa commistione tra la letteratura italiana e quella anglo-americana? Allora, qui ci sono tre autori, tre giganti proprio del Novecento, forse tra i primi 10 autori straordinari del Novecento ci sono Ezra Pound, Borges e Eliot. Tutti e tre hanno dichiarato in maniera esplicita, cioè l'hanno scritto, che loro volevano imparare la lingua italiana per poter leggere Dante direttamente in lingua italiana. Quindi la lingua italiana è stata moltiplicata nel mondo attraverso Dante Alighieri e recuperata attraverso questi giganti della letteratura, che
anche nei loro testi, nella Terra Desolata di Eliot, nei racconti dell'Aleph di Borges, nei Canti Pisani di Ezra Pound, hanno ripreso nomi, storie, narrazioni, ancora una volta orizzonti tipicamente e dichiaratamente alighieriani. Quindi possiamo essere orgogliosi di tutto questo. In bocca al lupo, grazie e complimenti. Grazie molto. Grazie. Per dirla con Dante, siamo puri e disposti a salire alle stelle con il sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo, veramente una mostra di altissimo livello. Percorriamo tutte le cantiche della Divina Commedia, grazie al maestro veneziano che torna a esporre Ostuni a distanza di 2 anni, l'avevamo già ospitato con una bella mostra ispirata a Leonardo da Vinci per l'anno appunto di Leonardo del 2019, quest'anno ritorna per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri con quadri bellissimi che raccontano il suo originale punto di vista sull'inferno, sul purgatorio, sul paradiso, con interpretazioni davvero di livello. Siamo contenti di essere fra le città che ospitano questa mostra, grandi città nel mondo. Il maestro veneziano ci ha scelti in virtù di un'amicizia appunto che è nata, e grazie anche all'Associazione Amici di Ostuni, all'onorevole Carla Mazzucca, a Raffaella Salato che è la curatrice della mostra e anche socio dell'associazione. È una storia di bellezza, di arte e anche una storia di amicizia che fa bene alla nostra città. La farmacia in piazza effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Mentre per tutta l'estate, anche festivi, la farmacia Santoro è aperta a Villanova, Marina di Ostuni, via Petrolla, dalle 8.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. Meteo, tempo stabile, con ampio soleggiamento e caldo intenso, temperature massime fino a 39 gradi, mari calmi. Aforismo odierno, volgi lo sguardo al sole e non vedrai mai ombre. Grazie per aver preferito la nostra informazione.